la discussione, il contraddittorio, altrimenti se non c'è questa interconnessione, Einaudi direbbe interdipendenza, che è fondamentale, la galassia perde la sua forza e il Partito Radicale Non Violento finisce per restare isolato anche rispetto ai suoi satelliti o alle sue, ai suoi pianeti. Quindi la prima cosa, l'intellettuale collettivo radicale è un'organizzazione non gerarchica, cioè non ha una struttura militarista, non è, c'è il colonnello, il generale, poi scendendo il tenente, il sottotenente, cioè il maresciallo, no. Quindi sono i gradi che gli altri partiti si mettono sulla giacca con questa struttura. È non gerarchica perché? Perché i ruoli che ciascuno ricopre sono delle funzioni, così dovrebbe funzionare l'intellettuale collettivo, che ciascuno svolge rispetto alle proprie competenze, in dialogo con gli altri, anche singolarmente, come individuo. Cioè l'intellettuale collettivo esalta le capacità, le attitudini, le qualità, la forza degli individui, quindi è fortemente liberale, perché ciascuno può trovare nell'intellettuale collettivo la sua, il suo spazio per esprimere se stesso, per esprimere il proprio talento, per dare questo talento anche a servizio degli altri, in maniera tale che non è solo uno che pensa, ma essendo tanti, perché è l'individuo che pensa, l'individuo che agisce, in dialogo con gli altri, l'elemento non è più quello della somma delle teste pensanti, ma quello che si crea è un'intelligenza collettiva che è un'altra cosa rispetto a quella dell'individuo, che è quella liberale necessaria, ma non è certo quella della sommatoria dei vari individui, è un'altra cosa. Quindi il fatto di essere non gerarchico, il fatto di essere pluricentrico è fondamentale, cioè ogni centro di ricerca permette di affrontare e indagare questioni che magari se fosse una struttura accentratrice, come succede nella partitocrazia, dove tutto poi viene accentrato o in un'oligarchia o in un elemento diciamo verticistico, alla fine perde l'efficacia invece di una forza politica che aperta. Questa l'intelligenza è aperta per definizione, se l'intelligenza fosse chiusa sarebbe ottusità. Ecco, i radicali hanno questa capacità di essere intellettuale collettivo, cioè la storia dei radicali è prima di tutto sì la storia di Marco Pannella, di Emma Bonino, ma spesso si dimentica che è la storia di un intellettuale collettivo, e questo secondo me noi radicali dovremmo rivendicarlo e esercitarlo proprio nella pratica, questa è pratica politica. Stai parlando in realtà di una necessità di incrementare una sorta di sinergia intellettuale, coniamo sì, questa cosa. Sì, però nel senso liberale del termine. Ma nel senso di che? Ma la Pianti le fa finta di essere una persona seria? Oh. No, era una persona seria, era una persona seria. Ha occupato la TV, hai capito, no? Occupazione. Benvenuta Michele De Lucia. Ciao, buon lavoro. Ciao. Dopo ti vogliamo anche a te, ovviamente. Magari dopo mi acchiappate. Salutiamo Michele De Lucia. Sinergia intellettuale. Sì, più che sì, sinergie sicuramente, però farei un discorso più di cooperazione, di interdipendenza anche dei singoli tra di loro, perché ciascuno può arricchire l'altro, cioè ciascuno mette le proprie competenze, questo succede nei radicali, rispetto alle esigenze che si creano. Quindi il ruolo è una funzione, cioè la funzione del segretario. Il segretario non è il comandante del plotone, ma è. Resta la sua opera. Spesso è un impegno, un sacrificio, cioè un elemento comunque di impegno, di tempo, di energie, che ovviamente destinate soprattutto per dare forza, ma non è un discorso gerarchico, come ci sono altri che si occupano di altre cose, hanno altre incariche. Ciascuno dovrebbe poter avere, questo intellettuale collettivo, lo spazio per esprimere se stesso, le proprie qualità, le proprie competenze, ma questo può avvenire fuori solo se c'è
una discussione, un dibattito interno, ovviamente basato sul rispetto reciproco, come accade sempre. E quindi deve avere un tetturato collettivo per funzionare, deve avere una sua moralità, cioè la lealtà tra le persone, deve esserci fiducia l'uno dell'altra, perché è elemento basilare per poter costruire questo intellettuale collettivo. Questo modello è alternativo a quello della partitocrazia. Anche quello berlusconiano che abbiamo conosciuto ormai rappresenta qualcosa di vecchio, di stantio, di superato. Tutti gli altri partiti, siccome sono legati a quel vecchio modello, si preoccupano di trovare chi è il leader, al PD, il leader del PD, se è andato alle elezioni, chi sarà il leader. La preoccupazione è di perpetuare questo modello, che è un modello vecchio. Invece la leadership emerge lo stesso all'interno di un intellettuale collettivo. Anche il leader può essere una funzione, cioè e non è detto che il leader sia per forza la persona che va verso l'esterno come immagine del partito, può essere anche una persona che sta dietro le quinte eppure esercita all'interno del gruppo una sua funzione di leadership. Emma Bonino può essere la candidata Premier o la candidata Presidente della Repubblica, ma non è che Emma Bonino è il segretario del Partito Radicale o di uno dei soggetti dell'area. Questo è l'elemento innovativo dei radicali che va rafforzato. E quindi non gerarchia, un meccanismo comunque pluricentrico, doppia e tripla tessera, la possibilità per ciascun iscritto di poter avere in tasca anche altre tessere di altri movimenti, di altri partiti. Questa è l'innovazione, un'idea risale addirittura a Guido Calogero, però ancora praticata nei radicali. E quindi i radicali in questo modo si aprono e possono, come è successo appunto in questo congresso, accogliere il presidente Mario Abruzzese del Consiglio regionale del Lazio, che si è iscritto, pur essendo un dirigente, un iscritto del Popolo della Libertà, si è iscritto anche al Partito Radicale, non violento. Quindi accoglie le forze, le energie anche di altre realtà politiche per procedere in un cammino insieme verso un obiettivo che può essere la moratoria sulla pena di morte, che può essere le mutilazioni genitali femminili che vanno abolite, insomma le varie battaglie che... Questo un po' in sintesi, ma il discorso è lungo. E all'interno di questo il progetto, ovviamente, che anche Pannella aveva accennato al congresso di Chianciano, e cioè quella della società della conoscenza. Cioè non c'è discussione, non c'è dibattito, se non circolano le idee che devono circolare all'interno e poi portate verso l'esterno, non c'è conoscenza. Cioè la società della conoscenza, che non è l'informazione, quello è un aspetto, è proprio la conoscenza, l'impossibilità di conoscere. Se tu non conosci non puoi decidere, non puoi stabilire neanche che cosa vuoi scegliere, perché non hai gli elementi per poter scegliere con cognizione di causa. E diventa un pregiudizio poi, siccome i radicali, il Partito Radicale è un partito che non è mai un pregiudizio, non ha pregiudizi, non può permettersi di promuovere idee che non portino alla conoscenza di tutti quanti la storia, l'azione politica, le proposte in campo. Questo in sintesi, il discorso è lungo. Ringraziamo Pierpaolo Segneri per la sua gentile collaborazione, gli auguriamo chiaramente buon congresso e auguri a tutti noi, al PRT e anche all'Italia. Auguri a tutti, speriamo che si apra un dibattito interno alla classe radicale, perché penso che discutendo si possa ritrovare la forma adatta, anche mutando forma se necessario, organizzativa, per affrontare le urgenze e le difficoltà di questa crisi politica
che ci deve permettere di riformare la politica, ricostruire la politica, la cultura politica nel linguaggio, nel senso, nel significato della parola e di quello che la politica, che è cultura, e cultura è politica, possono costruire per il futuro del paese, dell'Europa, per gli Stati Uniti d'Europa, per l'Euro-Mediterraneo e per questo grande obiettivo sulle carceri, sulla giustizia, sulla riforma della giustizia, per l'amnistia, per la Repubblica. Grazie ancora. Grazie. Ciao. Grazie.